Ciao a tutti, come educare la parte emotiva per vivere bene una relazione sentimentale stabile a lungo termine? Nelle prime fasi di una relazione sentimentale possiamo anche coinvolgere, possiamo anche sedurre, diciamo, elargendo, tra virgolette, delle polpette emotive avvelenate, cioè andando ad amplificare i turbamenti vissuti dalla persona, forse l'abbandono piuttosto che la disistima, perché altrimenti se non si agisce in questo modo, succede che la persona si coinvolgerà con qualcun altro che, diciamo, amplificherà questi turbamenti. Quindi in una prima fase è necessario talvolta, diciamo, andare ad amplificare i turbamenti esistenti, i turbamenti emotivi esistenti nella persona. È ovvio che poi quello che si crea non è un rapporto d'amore, fondamentalmente, ma potremmo dire che è un'illusione d'amore, cioè la persona si illude di amare, in realtà ama soltanto l'amplificazione del turbamento. E quindi in una relazione poi sentimentale che si prolunga nel tempo è necessario fare un salto qualitativo, potremmo dire fare un salto quantico relazionale, passare dall'illusione d'amore all'amore. Per fare questo dobbiamo educare la parte emotiva, nostra sicuramente, ma anche quella della persona con la quale interagiamo. Cosa significa educare la parte emotiva? Significa semplicemente come si potrebbe educare un bambino piccolo, anziché mangiare il cioccolato che fa male, fondamentalmente, mangiarsi, che ne so, il passato di verdure che fa bene. Però no, non attraverso una costrizione, ma facendo in modo che lui gradisca questo passato di verdure, che gli piaccia il passato di verdure. E analogamente dobbiamo educare la parte emotiva dell'altra persona e la nostra parte emotiva a non nutrirsi più di polpette emotive avvelenate, tra virgolette, ma andare a ricercare cibo sano, quindi emozioni positive. E per fare questo dobbiamo, diciamo, iniziare a capire l'associazione tra l'emozione e la sensazione che si prova, perché poi il risultato di un'emozione è una sensazione. Potremmo dire che il risultato di qualunque azione che noi facciamo o pensiero si traduce poi in una sensazione. E le sensazioni fondamentalmente sono di tre tipi: una sensazione positiva o piacere, una sensazione negativa o sofferenza, oppure una sensazione neutra. Ecco, tutte le azioni, gli stimoli, eccetera, che danno una sensazione neutra, vuol dire che non vanno a toccare la parte emotiva. E invece ci sono quelle che danno una sensazione o piacevole o spiacevole. È la parte logica che fa questa discriminazione. Emotivamente andrebbero bene entrambe le cose. Noi dobbiamo iniziare a dare degli stimoli all'altra persona, e cogliere il risultato e capire quali sono gli stimoli che danno comunque piacere all'altra persona. Quelli sono gli stimoli che vanno amplificati. È ovvio che potrebbe capitare che, diciamo, una persona viva il piacere su cose che a noi magari possono anche sembrare spiacevoli, tipo, non so, nei rapporti sessuali, ad esempio, ci sono persone che potrebbero provare piacere a, diciamo, a vivere una dominazione, altri una dominanza. Questo non importa perché è un valore soggettivo, l'importante è il risultato, l'importante è che noi, diciamo, emaniamo, eroghiamo emozioni che alla fine diano piacere. È ovvio che queste emozioni non devono, gli stimoli non devono essere i veleni mentali, perché i veleni mentali danno sempre dispiacere, cioè l'abbandono piuttosto che la disistima dà sempre dispiacere. Invece ci possono essere anche degli stimoli che noi non riteniamo piacevoli, ma l'altra persona sì. Questi vanno coltivati, vanno amplificati. Quindi si tratta di sperimentarsi, di conoscersi, di provare degli stimoli di natura diversa per vedere qual è il risultato. Ecco, in questo modo riusciremo a fare che cosa? Riusciremo a dare emozioni positive e quindi si farà il salto quantico dall'illusione d'amore all'amore. È ovvio che bisogna metterci la volontà, la voglia di conoscere l'altra persona, la voglia di mettersi in gioco, ma sono tutte cose che fanno, diciamo, indispensabili in una relazione sentimentale stabile. Ecco, questo è quello che significa educare la parte emotiva. Per questo video è tutto, ciao!